alla storica fabbrica di Brunetto Calamai. Brunetto Calamai, da non confondersi con Michelangelo Calamai, che invece si trova sul Viale Galilei, mentre qua siamo nella zona di San Paolo. Brunetto Calamai è un personaggio particolare che nasce a metà 800, che già da giovanissimo, quando aveva appena 15 anni, impianta la sua prima piccola fabbrichetta in Val di Bisenzio, a Vernio, in un ex possedimento dei Conti Bardi, in un edificio che si chiamava La Polveriera, perché probabilmente era un edificio dove fabbricavano la polvere da sparo. E perché in Val di Bisenzio? Perché quelli sono gli anni, metà dell'Ottocento, in cui a Prato arriva questo nuovo sistema di costruire, di fabbricare tessuti, che è quello che poi renderà famosissima Prato, che è quello del tessuto rigenerato. E quindi Brunetto Calamai impianta una piccola stracciatrice proprio in questa polveriera. Le cose vanno velocemente bene, lui diventa un po' più maturo e quindi decide di allargare, di impiantare una fabbrica più grossa, e quindi si trasferisce a Prato. A Prato esisteva già questo sistema di gore che avevano origine dal Cavalciotto, che poi si irradiavano su tutta la pianura pratese, su cui erano collocati tutta una serie di mulini, e quindi il mulino voleva dire energia idraulica, ed è proprio un mulino che Brunetto Calamai sceglie per impiantare il primo nucleo della fabbrica, che non è ancora questo, ma è un luogo che si trova un pochino più a valle. Era il vecchio mulino delle Vedove, che ancora esiste adesso sulla via Calcianese. Fa un'altra fabbrica in cui comincia a inserire anche un'altra lavorazione, oltre alla stracciatura, come la filatura, con un self-fatting, e le cose continuano ad andare bene, aumentano anche gli operai, al punto che decide che è arrivato il momento di costruire una propria fabbrica e non stare più in affitto. Quindi sulla stessa gora che passa qui sotto i nostri piedi, che era l'antica gora di San Giusto, sceglie l'altro mulino, quello a monte, che si trovava in un punto imprecisato, perché oggi non è più individuabile, in questa zona, che era il mulino del Maceratoio. Il Maceratoio perché probabilmente anticamente veniva messa a macerare la canapa che veniva utilizzata ai fini tessili oppure per fare del cordame. Ed è proprio questo il momento, siamo a fine 800, in cui nasce il nucleo di questa fabbrica. Comincia a strutturare questa fabbrica in grande stile, perché costruisce circa 2000 metri quadri di capannone, che per l'epoca erano veramente grandi. E a questo punto, diciamo, il processo di espansione della fabbrica diventa inarrestabile, perché è il momento del boom industriale di Prato, il rigenerato sta andando tantissimo e la fabbrica cresce in maniera esponenziale, fino ad arrivare agli inizi del Novecento, quando questa sarà una delle poche fabbriche a ciclo completo, cioè da qui entravano gli stracci ed usciva il tessuto finito. Qui ci troviamo all'interno di uno dei capannoni della fabbrica di Brunetto Calamai, ed è un luogo piuttosto singolare, perché siamo negli anni 30 del Novecento e Brunetto Calamai comincia ad avere l'esigenza di ingrandire anche i propri reparti e soprattutto di costruire il nuovo capannone per la tintoria. E questo capannone aveva necessità abbastanza particolari, come quello dell'evacuazione dei fumi, come si può vedere da queste coperture, che erano necessarie per il reparto tintoria. E siccome era uno dei personaggi più attenti anche per i fenomeni che succedevano intorno a lui, nel mondo, nella città stessa, probabilmente non gli sfugge che nel frattempo è arrivata una nuova tecnologia abbastanza importante, sia in città che nel resto d'Italia. Si tratta del cemento armato. Il cemento armato era stato messo a punto da François Hennebique a fine dell'Ottocento e viene importato in Italia come brevetto solo da alcuni personaggi particolari. Nello specifico sono due. Uno è Attilio Muggia, che lavora a Bologna, e l'altro è Porcheddu, che invece lavora a Torino. Sono entrambi ingegneri
che assumono il brevetto, la possibilità di diciamo, diffondere il brevetto, uno nel centro Italia e uno nel nord Italia. Attilio Mugia in particolare insegna nella scuola di ingegneria di Bologna ed uno dei suoi allievi è un giovane studente particolarmente bravo che sarà destinato poi a diventare famoso in tutto il mondo. Si tratta del giovane Pierluigi Nervi. Giovane Pierluigi Nervi che si laurea nel 23, diciamo viene mandato subito da Mugia a condurre una delle sue società che nel frattempo aveva creato a Firenze. Si trattava della società per costruzioni cementizie che progettava e metteva in opera il cemento armato. E qui il connubio, l'incontro tra Calamai e il giovane Nervi, che ancora invece non era famoso, è quasi inevitabile, perché chiaramente dovendosi rivolgere a questa nuova tecnologia, si rivolge alla società per costruzioni cementizie ed entra in contatto con Pierluigi Nervi, che progetta questo spazio. Negli anni 30, intorno al 1930, e Nervi pensa di costruire questa struttura con una tecnica che in realtà aveva già sperimentato parzialmente a Prato con il teatro Banchini, come si chiamava all'epoca, oggi Politeama Pratese, che ha questa grande struttura al centro della sala circolare con una struttura che si chiama estradossata, cioè messa sopra l'estradosso, sopra il tetto. Perché c'è questa idea di questa sorta di magia che questa struttura stia in piedi da sola senza un sostegno evidente. Lo si può notare anche in questo capannone, che è assolutamente atipico per i capannoni costruiti nell'epoca, dove si vede che fa ancora riferimento al, diciamo, a quest'idea della capriata, ma manca un elemento fondamentale, che è l'elemento orizzontale, la catena. E perché tutto questo sta in piedi? Perché Nervi si inventa una sorta di macchina, tra virgolette, strutturale che sta al di sopra della copertura e che quindi non è visibile. Questa famosa struttura è stradossata. Questo un po' perché c'è questa volontà anche un po' di stupire strutturalmente, perché Nervi, diciamo, è un personaggio un po' particolare e poi chiaramente la sua carriera poi lo dimostrerà ampiamente. Perché c'era questa voglia che lui scopre proprio in questi anni di operatività a Prato di stupire, questa valenza estetica del cemento armato che prima doveva assolvere solo una funzione strutturale, che invece adesso lentamente si scopre essere invece una grossissima valenza estetica e poi lui esprimerà in maniera più compiuta nello stadio di Firenze, lo stadio Berta come si chiamava all'epoca, oggi Artemio Franchi, e poi in maniera più compiuta per le Olimpiadi del 60 a Roma con tutti i palazzetti dello sport e poi una delle sue ultime opere, appunto la Sala Nervi in Vaticano.